La rassegna dell'olio, giunta alla 46esima edizione, rappresenta il momento più importante per valorizzare un prodotto che per noi è un biglietto da visita, cioè l'olio, e insieme a un territorio molto bello che fa dell'olivicoltura il suo pezzo forte. Quindi venire a Reggello per Ponte di Ognissanti vorrà dire gustare l'olio nuovo, di grande qualità, e al tempo stesso valorizzare tutte le nostre eccellenze enogastronomiche e anche gustare un patrimonio culturale e ambientale di grande valore. Quindi davvero il Ponte di Ognissanti va trascorso un momento a Reggello per la 46esima rassegna dell'olio extravergine d'oliva. Ci sono delle novità? Il programma ci riserva sempre delle novità, c'è un programma molto articolato con tante iniziative dalla parte gastronomica con il cooking show, dalla parte di valorizzazione del prodotto con la collaborazione con la Napoli della Camera di Commercio, la presentazione anche al De Mol per quanto riguarda la necessità di far conoscere il nostro territorio al mondo, e iniziative anche per i bambini e per i ragazzi che servono per didattica ambientale, per la valorizzazione appunto dell'agricoltura, del paesaggio e del prodotto dell'olio. La qualità dell'olio quest'anno com'è? Perché so che c'è un anno... Quest'anno è un anno estremamente complesso per l'olivicoltura, perché abbiamo una scarsa quantità di prodotto e c'è stato in qualche caso un attacco dalla mosca che fortunatamente non ha, come dire, compromesso definitivamente il raccolto, ma certamente è un anno di grande difficoltà che si assomma ai tanti che abbiamo passato in passato e che rendono davvero difficile l'attività agricola nel nostro territorio.